Cari avventori dell'Ugione a Barcalcio, voi non li sentite, ma al di là delle mie mura c'ho un vicinato veramente che definire ignobile è riduttivo, ok? Voi non li sentite, ma sono capaci di dirsele e darsene di piene ragioni, verbalmente sia chiaro, ma almeno per 2 ore, delle volte anche 3, M.E.O. i maroni letteralmente sfracassati. Mi auguro che i miei vicini di casa dunque vedano questo video, perché avete rotto veramente le palle. Ma comunque, torniamo a noi, parliamo di Bologna, lasciamo le cose personali alle persone, per l'appunto nel mio caso. Questo deve rimanere qui con me, va bene? Adesso parliamo invece del Bologna, parliamo delle interviste che sono state rilasciate in questi giorni a Marco Arnautovic, a Mattias Vanberg. Parliamo ovviamente di Bologna, il rinnovo di Orsolini che sembra essere roba veramente di ore e dovrebbe arrivare sul tavolo. Il mio avventore adesso mi sfugge chi fosse, ha scritto in questi giorni, ma perché rinnovare Orsolini? Io non lo capisco. Detta come va detta, a dire il vero, lo capisco da un punto di vista, se vogliamo, monetario, nel senso che proprio adesso che il giocatore sta facendo vedere di ritornare alla ribalta con l'arrivo di Thiago Motta, forse perché ha trovato appunto nuove motivazioni, in quanto, come ho sempre raccontato, Orsolini è quel tipo di giocatore che va sempre appunto motivato. Ma se sono d'accordo da un punto di vista quindi dei money, anch'io poi rimango un attimo così attonito, visto e considerato tutto il percorso di questi anni, e io non escludo poi che il rinnovo eventuale non è che chiuda le porte totalmente, secondo me, a un discorso di cessione. Certo, se Orsolini da qui in avanti dovesse dar modo di farci vedere di essere definitivamente maturato, soprattutto nella cabeza, e di dimostrarsi di non avere bisogno di costanti motivazioni esogene, ma deve diventarci un po' endogeno l'Orsolini, in quanto deve trovarsene anche dentro di sé le motivazioni, non può sempre pretendere che siano gli altri a darsene, a dargliene, cioè. Quindi, insomma, auguriamoci che il ragazzo sia totalmente cambiato mentalmente, perché se Orsolini è motivato e riesce a trasferire dunque sul campo questa sua motivazione, è un giocatore che io l'ho sempre raccontato, discorso a parte di quello di Musabarro, è un giocatore che tecnicamente ce l'ha il piede, ok? Certo è che deve farsi capire di aver fatto lo scatto lì, perché altrimenti poi potrebbe essere anche poi prodromo di eventuale futura cessione, diciamo, con vantaggi economici che, laddove il rinnovo non dovesse venir fatto, verrebbero meno. Quindi chiudiamo adesso la parentesi Orsolini, addentriamoci ad a quelle invece delle parole dell'Arnautovic e dello Svanberg. Prima di iniziare, iscrizione al canale, Dio santo, iscrizione, chi guarda questo video e non si è iscritto, ragazzo, vai subito in bagno e schiacciati quel brufo, ok? No, scherzo, iscriviti carissimo, va bene? Iscriviti, condividi il canale con i tuoi amici, non lasciarlo solo per te, non tenertelo per te, e lascia il mi piacino al video, importante per sostenere in maniera gratuita il canale. Allora, partiamo con Arnautovic, che ha rilasciato un'intervista a Sport Week, un appendice dunque della Gazzetta dello Sport, dunque citate le fonti, dove andiamo subito inerenti al passaggio sul Bologna, dove dice che Bologna è il posto giusto dove crescere le proprie figlie, città organizzata e gente rispettosa, si mangia benissimo e adora i tortellini, dice. E poi continuiamo, ma vorrei un attimo, allora, tutto benissimo, bellissimo, veramente, Marco Arnautovic, so che ci segue, ragazzo,
Ci segui, vero Marco? Bene, allora, stavo dicendo, io sono veramente contento che tu trovi la gente di Bologna organizzata, nella cola città, rispettosa nei modi di fare, si mangia bene, i tortellini, poi però, questo è proprio il sintomo che il Marco guarda il canale, perché sposa dunque il progetto eventuale dello Skorupski e del Soriano. Come si sta bene a Bologna? Io sono contento di leggere da parte dell'Arnautovic queste parole, perché insomma fa sperare che possa anche mettere radici qua a Bologna. Certo, le radici si possono e si devono mettere se in campo si continua a dare quel che Marco Arnautovic fino ad oggi ha dato. Però appunto, visto che si parla di radici di questo tipo, lascia un retropensiero, nel senso che io, quando si parla di Bologna, a me va bene che venga lodata la città e che si sta bene, possiamo anche raccontarcela e si dice anche il vero sotto certi punti di vista, però visto che parliamo di calcio, mi piacerebbe talune volte anche leggere che questi signori calciatori amassero Bologna anche da un punto di vista della maglia, dei colori, del sentirsela come una pelle e di voler portarla dunque nell'Europa che le compete, come la storia insegna, e dunque magari con un passaggio del genere farci capire che ha studiato la storia, che sa chi sia Bulgarelli, uno su tutti, mi basterebbe che sapesse che questa maglia l'ha vestita Roberto Baggio, per dire. Comunque, parte questo Schiavio, chissà se, ma sicuramente Arnautovic non lo metto in dubbio che conosca la storia, però che sarebbe bello, Marco, che sì, va bene il tortellino nel brodo di cappone, un pochino, ok, allungato con del barbo whisky, però carissimo, certe volte mettiamole anche delle altre cose, perché altrimenti un po' mi stride la situa. Comunque, a parte questo, si dice di lui appunto che sia il leader carismatico della squadra, e lui dice una cosa che ad esempio io da sempre lo dico: lui non si sente leader, lui non è leader carismatico, perché i leader carismatici, parole di Arnautovic, non sono le mie, sono Medel, Soriano e Cita De Silvestri. Poiché sono questi i giocatori che parlano nello spogliatoio quando c'è da parlare. E Arnautovic dice: io non parlo mai nello spogliatoio, sto zitto, perché la mia indole è questa, io parlo in campo. Bene, che traduzione bisogna dare? La traduzione è che, come ho sempre detto, Arnautovic non è leader carismatico, ma è leader tecnico. Il leader tecnico, cioè il giocatore più forte che abbiamo, è in maniera incontrastata Marco Arnautovic, ma non è il leader carismatico, lui stesso lo dice. Bene, detto questo, parla insomma di tutta la sua carriera cominciata appunto nel Florisdorfer, va bene, e poi racconta anche che prima di firmare con l'Inter era praticamente tutto fatto tavola apparecchiata con la Lazio, dice. Poi è arrivata l'Inter di Mourinho e cambiò un po' tutto, e dice anche perché in quell'Inter giocava Zlatan Ibrahimovic, che è il mio idolo. Parole di Marco Arnautovic, che però, se idolo è appunto Ibrahimovic, non vuole essere accostato appunto come modo di giocare a Ibra stesso, perché dice: fra me e lui c'è della differenza. E Marco Arnautovic evidentemente è un ragazzo molto umile, e dunque dice: non paragonatemi a Zlatan Ibrahimovic perché siamo diversi. Ok, detto questo, racconta come in gioventù era un ragazzo un pochino
appunto dal carattere anarchico che amava fare ciò che gli pareva fare, ma che poi ha incontrato l'allenatore a West Ham, David Moyes, ed è stato colui che ha instillato il cambiamento caratteriale di Arnautovic, che lo porta oggi, diciamo, rispetto ad un tempo dove era il giullare della squadra, dove amava fare scherzi, racconta dunque degli scherzi che organizzava lui e Balotelli, ad esempio, quando stava all'Inter, mentre dice oggi preferisco godermi la famiglia e stare a casa con i figli e giocare a carte o a Monopoli, e dunque dice per questo motivo di essere in giro a far baldoria mi vedrete molto poco se non niente. Quindi è un giocatore totalmente diverso, ha fatto un grande cammino da questo punto di vista, e lode ad Arnautovic, lode ad Arnautovic dunque per questo suo cammino che l'ha portato oggi a vestire la nostra maglia gloriosa e bellissima, lasciatemelo dire, forse nel momento più alto della sua carriera. Così voglio osare. Bene, che non per tutti corrisponde sul finire come per lui, però in passato ci abbiamo avuto tanti altri esempi di calciatori che hanno dato il meglio di loro a fine carriera e che si sono quasi ritirati quando erano ancora sugli scudi. Io auguro di ripercorrere tale gesta anche ad Arnautovic qua a Bologna. E ripeto, non ci sono solo i tortellini e la gente educata in giro, ma anche qua a Bologna amiamo il bel calcio e vogliamo riportare la nostra bellissima città. Guardate che maglia, ma dove ha trovato una maglia più bella di questa con questi colori? Anche Bologna e i bolognesi, ok, vogliono godere nel vero senso del termine della parola nel gioco calcio. E mi auguro che Arnautovic possa riuscire qua a Bologna ad essere un fulcro, chissà mai anche poi a fine carriera non possa entrare in panni dirigenziali. Staremo a vedere. Detto questo, facciamo una piccola chiosa su Svanberg, che ricordiamo essere andato al Wolfsburg questa estate, è stato raggiunto dal Corriere di Bologna, in questo caso per intervistare il Mattias, dove praticamente torna su quello che è successo al Bologna riguardo la prematura scomparsa di Sinisa Mihajlovic, nonché suo ex allenatore qua a Bologna, e lascia dei bei ricordi di lui e l'uomo Mihajlovic. Dice lo Svanberg che Mihajlovic era un uomo unico, che lo ha avuto per 3 anni e mezzo e non saprebbe come descriverne l'importanza che ha avuto per la sua carriera e che ha imparato tanto da lui, e sapere della sua morte lo ha colpito profondamente. Dice: quando mi sono trasferito in Germania lui mi ha chiamato per farmi l'imbocca al lupo e mi ha detto che con me ha passato un periodo bellissimo e quindi ci siamo lasciati più da amici che tra un rapporto di lavoro. Infine dice che si sente ancora con Scouten e Winks quando a tempo guarda ancora le partite del Bologna e che si augura, viste e considerate i bellissimi risultati che il Bologna ha macinato prima della sosta del Mondiale, di ritrovarsi chissà magari già dal prossimo anno in Europa insieme, lui col Wolfsburg e noi col nostro Bologna, magari a battagliarci in Europa. E appunto questo è il cadeau che Svanberg lascia a Mihajlovic in primis e in secundis al nostro Bulan. Ok, detto questo, poi c'è tutta la tiritera calcio mercatistica, ma che lasciamo ad altri video a venire. Fatemi sapere, miei cari avventori, cosa ne pensate di quanto poc'anzi detto. Fate queste cose qua, attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati quel giorno a caso di noi video, e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchierabarmo sorbolino!